Un doppio compleanno, si tratta legatissime tra loro, legami di cuore e diciamo anche una strettissima parentela, ma non voglio aggiungere nulla di più e invece lascio all'Arciliuto il compito di guidarci sulla strada buona. Via Arciliuto! Teddy bear, I don't want to be a tiger, the time is filled to rough. I don't want to be the lion, cause lion is too can you love and all. But is I wanna be your teddy bear, put a chain around my neck, leave me anywhere, oh let me be, oh let me be your teddy bear, I wanna be your teddy bear. Grande canzone di Elvis Presley. E allora, chi meglio di un grande amico del nostro festeggiato come Willy Brezza, che voi tutti ricordate come arrangiatore, musicista. Grazie. Può aiutarci a capire il nesso fra questa canzone e il festeggiato. Dunque, direi che una cosa certa, la stessa passione per il rock. Una grande passione per il rock, dunque è un amante del rock e vediamo subito gli indizi. Ci sono due modellini di automobile. Che sei un collezionista? Che ne dici? Avete visto chi c'è qui? Franco Franchi! Benvenuto! Allora, sei un grande amico del festeggiato, perciò... Vorrei sapere esattamente, devo... Qui o dove lì? Vuoi, vieni qui, vengo lì. Vieni qua, siediti qua. Scusami, siccome sta cambiando tutto. Allora, dunque, dimmi, ecco. È un collezionista di automobili? Ma più che un collezionista, a lui piace collezionare quelle vere. Dunque potrebbe essere un pilota che ama il rock. Ah, ma diciamo che è tutto al contrario. Cioè? Hai capito? Lui è qualcosa di meraviglioso, vedi? Se lui non avesse fatto quello che ha fatto, che già è un campione, sì. Se avesse fatto le corse, lui oggi sarebbe un campione di Formula 1. Addirittura? Addirittura! Benissimo, molto interessante, ecco. Vediamo il secondo indizio, un cuore. Un cuore. Cos'è, un tipo romantico? No, si avvicina a San Valentino. Ma quale romantico, è un duro, lui ogni volta che vede una bella ragazza, questo cuore impazzisce. Hai capito chi è o no? Ho capito, io sto quasi per indovinare anche voi, il cuore. Rock e ha un cuore matto, avreste ancora dei dubbi? Iola! Dimmi Maragia! Pubblicità! Sì Maragia, grazie, a fra poco! Un grande personaggio, un cantante coerente che ci ha regalato sempre bellissime canzoni e per presentarvelo voglio citare alcuni dei suoi successi. Cuore matto, riderà, la spada nel cuore, quando vedrai la mia ragazza, un uomo piange solo per amore, per arrivare agli ultimi, Joanna, Pretty Woman, è qui con noi per festeggiare il suo compleanno, Little Tony! Ciao. Auguri, auguri.
Brindisi. Bravissimo. Tony, è un grandissimo piacere per me festeggiarti. Sei uno dei colleghi più simpatici che abbia mai incontrato. Siamo incontrati di nuovo, eh? Noi ci siamo incontrati tante volte. La prima volta ci siamo volte. Visti nel 64. A Sanremo? A Sanremo, sì. E tu hai avuto un grandissimo successo quell'anno. E tu hai vinto. Allora, cominciamo dall'inizio. Ti vediamo nella tua prima foto. Bambino al centro fra i tuoi fratelli, fra Enrico e Alberto, e accanto c'è tua mamma, Candida. Sì. Il tuo nome vero è Antonio Ciacci, Antonio Ciacci. E sei tiburtino. Nato a Tivoli. Cotto in fronte. Cotto in fronte. Senti, che tipo eri da bambino? Terribile. Perché? Molto vivace. Allora, non al contrario degli altri due fratelli che erano piuttosto calmi. Sì. Diciamo la pecora nera, come si può dire? La pecora nera della famiglia. E ti vediamo infatti qui già abbastanza avviato così a diventare il personaggio che poi sei diventato in questa fotografia dove mostri i tuoi muscoli. Un fisicaccio, Oggi fanno bodybuilding i ragazzi, ma quella è una fotografia, appunto, io avevo 15 anni e andavo nel mio palazzo sopra di nascosto con due ferri da stiro nel terrazzo e facevo Franco, facevo così. Stupenda questa cosa dei ferri da stiro. E tua mamma non aveva nulla da ridire? No, di nascosto, non lo sapeva nessuno. Vediamo perché ci qua... tenevo ad avere un bel fisico. Sfogliando il tuo album siamo già arrivati alla tua vocazione. Qui sei già alle prese con un bongo, con i tuoi fratelli. Ma si può dire della storia musicale di Little Tony che tutto iniziò così. Hai visto quella fotografia? Ah, qui guarda, qui siete già invece impostati da professionisti. Questa è la prima fotografia che ci ha fatto la casa discografica. Little la prima, Tony in assoluto. And his brothers. And his brothers. Eh sì, perché Little Tony e i suoi fratelli. Senti, dato che sono qui i tuoi fratelli, Enrico e Alberto, io approfitto della loro presenza e vorrei sapere qualche notiziola di com'eri tu a quell'epoca. Terribile. Passategli un microfono a Enrico, sentiamo. Era davvero così terribile? Per quello che mi ricordo io, Tony aveva una passione sfrenata per le motociclette a quell'epoca, più che per il canto. Ah sì? Sì. Motorino. Cioè, mentre io e Alberto avevamo iniziato da ragazzini a studiare Motorino. Musica abbastanza seriamente, io la chitarra e lui la fisarmonica. Lui invece usciva tutti i giorni con gli amici, scorazzava a destra e a manca con i motorini. Poi era l'epoca degli anni 50, quindi chi aveva un motorino era fortunato. Era un'epoca veramente incredibile. E per cantare non aveva una grande passione? Per cantare non aveva una grande passione, gli è scoppiata soprattutto quando è uscito il rock and roll. Prima era così, molto... Il gorgheggio non ti ispirava? No, no, no. Io preferivo andare col motorino, con le ragazze in giro. E qui loro invece suonavano, Sanremo, studiavano. Qui già qui siamo al primo festival di Sanremo del 1961. E là c'è tutta una storia bellissima. Il famoso 24.000 baci. 24.000 baci. Con 24.000 baci, felici corrono le ore. In questo giorno di follia, ogni minuto è tutto mio. Niente bugie meravigliose, frasi d'amore appassionate, ma solo baci chiedo a te. Con 24.000 baci. Con Adriano, io mi ricordo che tu hai incominciato a fare cinema molto prima di lui. Sì. E io una volta ti ho incontrato, tu eri su una spider stupenda, Piazza del Popolo, e mi hai detto: ah sì, adesso copia da me Adriano, anche è lui vero, fa il cinema. Ma cos'è che ci vuole per fare il cinema? Non ti ricordi? La faccia. Dai, dai, la faccia. Per fare cinema, mi ha detto, per fare cinema. Ci vuole la faccia. Ce l'ho questa. A distanza di 20 anni hai ripetuto lo stesso gesto. È vero. E qui ti vedo invece con dei ragazzi in gruppo, con delle motociclette. Sì. Questi ragazzi non li hai più visti? Questi ragazzi non li ho più visti, però uno mi sembra che dovrebbe essere qua, perché ci siamo incontrati. Ah, eccolo là, non so se si può vedere la fotografia.
Sì, la fotografia si vede. Ecco, riconosci, dovrebbe essere questo qua. Ed è l'ultimo Maurizio. A destra. Gli altri non so che fine hanno fatto, non voglio più incontrare. E lui è Maurizio Filacchione, sì. È un amico a cui so che tieni moltissimo. Un amico, avevamo delle motociclette, come vedi da 30 anni a questa parte non è cambiato nulla, perché Tony... sono cambiate le marche delle motociclette, forse vanno più veloci, ma noi avevamo lo stesso, una comitiva con tutte le motociclette e andavamo in giro a divertirci ogni tanto così, eravamo tutti appassionati. Tu tieni molto all'amicizia, perché stasera sì, hai portato gli amici veri. Veri, non i è miei che amici. Hai fatto una distinzione tra le persone famose o no. No, assolutamente. Ecco, questo è importante. Sono gli amici che hanno avuto a che fare nella mia vita. Ci sono meccanici, vigili, amici d'infanzia, tutti quanti. E adesso ti vediamo qui in una foto molto importante, la foto del tuo matrimonio con Giuliana Brugnoli. Sì. E poi c'è una foto di Cristiana, tua figlia, piccolina. La tua bambina, dunque, io vi avevo preannunciato una sorpresa questa sera. Quando a casa tornerai, ma non è ancora il momento, vedrai Tony. La mia ragazza. Tony, non è ancora il momento, perché devo prima spiegare. Più tardi. Devo prima spiegare. Più fremiente. La doppia sorpresa di questa sera, il doppio compleanno, perché compleanno. La tua bambina questa sera festeggia 18 anni. 18 anni. Cristiana Ciacci! Intanto complimenti per il tuo bellissimo Grazie. Vestito rosso. Allora, siete nati lo stesso giorno, ma non soltanto, mi hai detto. Siamo nati lo stesso giorno, il 9 febbraio, e alle 2:30 di domenica mattina. Tutte e due di domenica? Tutte e due. È alla stessa ora, quindi è una coincidenza abbastanza straordinaria. Senti, Cristiana, ti abbiamo vista in questa fotografia piccolina. Poi ti vediamo con una buffissima smorfia sul bordo di una piscina. Ecco, essere la figlia di Little Tony, com'è? A volte divertente, ti ha procurato problemi, ci sono stati episodi particolari? Ma sicuramente è molto bello, però ha anche i suoi lati negativi, in quanto la maggior parte delle volte mi ha creato delle difficoltà nelle amicizie, in quanto sempre interessate al nome e non a me. Papà troppo famoso, insomma, un po' ingombrantino. Sì. Vediamo altre fotografie che vi riguardano. Ecco, questa credo che sia molto importante, perché qui ci sono la mamma di Tony e Cristiana, quindi credo due donne importantissime nella tua vita. E adesso sì che c'è una canzone che possiamo dedicare a queste due donne. Quando a casa tornerai e vedrai la mia ragazza, devi dirle tutto quello che mi sento dentro il cuore. Dille che ormai io vedo solo lei, che morirei se non sapessi che fra poco tempo ritornerò e per noi ci sarà anche il tempo della felicità. Yeah.
posto dentro il cuore di lei. Ora ti prego, quando ritornerai, non dire niente, io capirò, lo sai, non dire niente, non dirmi niente mai, in un bar ci saranno dei bicchieri per che questa canzone piace molto anche a Renzo Arbore, eh? Mi dice sempre che vuole ascoltare Quando vedrà le mie ragazze. È trascinante. È la canzone che mi piace di più. Allora, stavamo sfogliando l'album e noi andiamo avanti tranquillamente. Sì. So che tu tieni moltissimo a questa fotografia, che è un mito della tua vita questa persona, no? Beh, diciamo che ho sempre desiderato incontrare questa persona. E nel 1978 mi ha dato un appuntamento. Ho passato 2 ore stupende nel suo ufficio. Beh, è Enzo Ferrari, l'avete riconosciuto, no? L'ingegnere Enzo Ferrari. Il grande, il Drake. Il Drake. Tu hai avuto tantissime automobili, perché questa è la tua grandissima passione. Io ne ho vista qualcuna e adesso c'è una sequenza di fotografie che ti vedono con macchine strepitose. Ecco, questa è la più importante. Questa è la Miura, l'altra era la Ferrari California 250 Spider. Una macchina che vale oggi 5 milioni di dollari, 6 miliardi. E queste macchine hanno contribuito anche a fare di te un personaggio al quale si sono ispirati in tanti anche nel cinema. Ma perdone se non c'era lì Tuttoni, che faceva? Ebbene, chiudiamo così il nostro album dei ricordi di Tony. E ricordate che apparirà da questo momento in poi, a sorpresa, sul vostro teleschermo, il suo numero fortunato. Scrivetelo subito su una cartolina che spedirete a Tele Monte Carlo, festa di compleanno, casella postale 12104 00 136 Roma Belsito. Con il vostro nome e indirizzo non dimenticate questi dati, perché solo così si può partecipare all'estrazione mensile di una stupenda telecamera. E non è tutto! Alla fine di questa serie di feste di compleanno tutti parteciperete all'estrazione finale con un super premio! Una prestigiosa berlina. Oh, 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 attenti al lupo. Oh, 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 attenti al lupo. Oh, 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 oh. Attenti al numero. Buona fortuna. Musica, questa sera musica, una musica. Serata musicale. Vedo che c'è una partecipazione addirittura su Attenti al lupo qua. Allora adesso è il momento di partecipare a un momento importante per te, perché è la tua ultima canzone. Sì, questa è la canzone portato... che porta il titolo del mio nuovo album, che si chiama Joanna. Abbiamo fatto anche un video, il mio primo video, Giuliola, non ne ho fatti 10, è il primo. Però molto bello. E naturalmente come attrice serviva una ragazza giovane, perché dal testo si capirà, serviva una ragazza giovane, allora ho pensato, perché non può farlo mia figlia questo video? Bene, allora siamo felicissimi di vedere insieme questo video che ha una, c'è anche un rapporto padre-figlia, no? In questa canzone. Joanna. Joanna. Se vuoi dirmi quel che hai, se in quel letto non ci dormi più, stai crescendo, io lo so, e se mi parli io ti aiuterò. Da qui Joanna, negli occhi tuoi io rivedrò la vita mia, se tu
sola, quando piangi e non ti trovi più. Quante volte nella vita siamo stati soli io e te. Che vi propone la nuovissima DL80, una macchina fotografica compatta, autofocus, che ha il flash incorporato e costa poco. È semplicissima da usare, perché? Perché è dotata dell'esclusivo sistema di caricamento Fuji Drop-In, grazie al quale, puoi vedere, caricare la pellicola è diventato facilissimo. Guarda, incredibile. Hai visto Valentina? Anche tu saresti capace a farlo. Anche Valentina può fare le fotografie. Eh sì, perché Fuji è straordinaria e con Fuji il futuro ti viene incontro. E adesso vediamo chi viene incontro a noi. Ci sta arrivando Ezio Ranelli. Mi dispiace che non posso salutarli tutti, ma sono tutti amici miei. Tutti gli amici di Tony. Caro Ezio. Hai visto? Sono anche amici tuoi, perché tu hai visto la sua nascita artistica. Sì, sì. La fotografia di prima del 1961 con Celentano. Vero? Hai ti visto? Ricordi? No, io mi ricordo. È come se mi ricordo. Lo chiamavo il piccolo Tony. Sì. Ci sono degli episodi favolosi su questo allora, ragazzo. Allora raccontaceli subito uno. Sì, è uno dei pochi cantanti che sono nel mio cuore. Non domandarmi chi sono gli altri, che se mi dimentico qualche nome poi faccio questa brutta figura. Perché è un professionista, mi piace per quello. Mi è sempre piaciuto dal primo giorno un grande professionista. Allora c'è questo piccolo episodio, poi lui anni dopo mi dice... Cos'è stato, durante il cantagiro? No, prima di portarlo a Sanremo, la prima volta... Sì. Cioè no, il suo discografico non lo conoscevo, sentivo il nome perché doveva organizzare Sanremo, tante cose. Allora il mio discografico mi ha detto: Ezio Radelli, tu devi fare 24 mila baci perché Celentano mi ha richiesto. Però l'organizzatore Ezio Radelli ti vuole parlare. E io dico: a me, e che mi deve dire? Adesso ti dirà allora, lui. Entrano questi due simpatici nell'ufficio e io riconosco di essere un dittatore nelle mie manifestazioni, democratico però. Un dittatore democratico, non mi ricordo più dietro se neanche, se neanche ce li ho fatti sedere, ecco, forse li ho tenuti in piedi e ho detto: tu che vieni da Londra,
Io ho fatto come Fracchia, sì, come a me. Ho saputo che quando canti rotoli per terra, ti strappi i vestiti. Oh, andiamo a Sanremo, capisci? Tu ti metti lo smoking e basta, e non ti muovi dietro il microfono. Non ha neanche risposto, perché era abbastanza preso dal terrore. E che cosa mi hanno combinato i due poi, invece? Sono arrivati a Sanremo, allora uno si è mosso, l'altro nel cantare la canzone ha girato le spalle al pubblico e ho avuto un'interpellanza parlamentare di un parlamentare che disse: chi è questo organizzatore che si porta due scimmie a Sanremo? Veramente, altri tempi! È la vita! Altri tempi, sì, Maraggiati! È la vita! Grazie Maraggiati, ci vediamo tra poco! Ti rilasciati, ma devono ancora scappare dall'ingiustizia. James Stewart, l'uomo dinamico. Festa di compleanno vi è offerta da Fujicolor Super HG, mordi e fuggi, e da Gocce Gocce. Stiamo festeggiando il compleanno di Little Tony e di Cristiana Cacci, sua figlia, che compie 18 anni. Quindi è un momento magico per Cristiana, e adesso c'è un regalo in musica per te, Cristiana. E te lo offre una persona a cui tieni molto, il tuo ragazzo, Angelo Petruccetti. Ciao. Perché tu non lo so, sei migliore di me. Perché tu le darai tutto quello che hai. Perché finché avrai, amerai solo te. Non farò niente per riportarla da me. Riderà, riderà, riderà. Tu farà ridere perché riderà. Auguri ragazzi! Bacio. Adesso vorrei che giocassimo tutti insieme a trovare i pregi e i difetti di questo signore. Bellissimo. Cominciamo da Ferruccio Amendola. Ferruccio, dimmi. Voi siete molto amici, dunque. Beh, sarà un pregio, un difetto? Abbiamo avete cominciato. Fatto tanti film? Sì, sì, abbiamo cominciato una carriera insieme praticamente, perché cercavamo uno spazio nel nostro ambiente. E beh, io devo dire che Tony è stato proprio all'inizio che non si sapeva bene se sfondavano le sue canzoni. E invece, ecco, poi lui ha sfondato le canzoni, bello. Tu hai sfondato come attore, è bello, sì, rincontrarsi, sì, dopo tanti anni. Beh, ti ricordi quello che mi ha detto Bruno Corbucci la prima volta che ci siamo visti? Bruno Corbucci è il regista dei nostri film, sì, la maggior parte dei nostri film. Allora gli ho detto: dottore, guardi, io non ho mai recitato. Sì, sì. Ti ricordi? Dico, io non faccio il cantante, io non so recitare. E questo mi ha guardato e mi ha detto: guarda, a me mi serve che fai Little Tony e basta. Ciao Bruno. Ferruccio, raccontaci qualcosa di Tony allora. Dai, un difetto adesso, tiriamo fuori. Un difetto? Ma io posso dire un pregio forse. Ecco, il pregio di Tony è quello di essere rimasto sempre il ragazzo modesto, semplice, spontaneo, di quando ancora non aveva sfondato. E anche quando è arrivato al successo, le sue canzoni con lui si sono affermate, ha vinto i festival, è sempre stato lo stesso ragazzo. Questo è un pregio. E il difetto forse è proprio essere rimasto sempre lo stesso ragazzo, perché nel nostro mondo forse un po' di aria, un po' di fotte bisogna darsi. Lui invece non si è mai dato. No, non me lo sono mai dato, perché non mi sento a mio agio. Io sono nato a Tivoli, come ho detto, ho abitato sempre nel quartiere di San Giovanni, ho fatto questa meravigliosa carriera, i miei amici sono questi e non voglio cambiare oggi. E non c'è ragione che tu cambi, perché ci vai bene così. Franco Franchi.
raccontaci tu il tuo Little Talk. È il primo film, il primissimo Cinque film. Marine per 100 ragazze. Cinque marine e 100 ragazze, pensa che cosa strana. Con la Carrà, con la Carrà. No, aspetta, ma hai bruciato tutto, aspetta. Cinque marine e 100 ragazze. Arriviamo sul set e ci sono 100 ragazze. E cominciamo a fare, ma quella è più carina, no? Quella è un po' più alta, quella è un po' più bassa. Io, però a me mi piace quella là, guarda un po', che non ti sembra? Cioè, sì, è carina, è carina. Questa ragazza è diventata Raffaella Carrà. Su 100 tu hai proprio pescato. Ragazze. Ciao Raffaella. Hai pescato quella giusta. Ma c'era anche la Virnalisi. C'è, sì, sì. E che non scherzava. No, ma no. Ma era la protagonista, diciamo, non mi sarei mai permesso. 100 ragazze, bellissime. E lui com'era? Bellissimo. Lui sempre bello è stato. Sempre bello e giovane. Tu morivi di vedi, vita. Io e lui siamo due persone che viviamo così, non abbiamo età. Tutte le volte ci chiedono, ma come mai... Siete sempre giovani, poco fa lì dentro, cioè, ma tu e Tony sempre giovani, noi non abbiamo età. Noi, Noi non abbiamo. E Tony Garibaldi con me. Ma a lui ha non cominciato alle elementari. Ma non l'hai mai detto che per fare il cinema ci vuole questa? Ce l'ha, Film me lo dico. E adesso, cari amici, è arrivato il momento in cui arriva lui. Adesso arriva lui. Lelio Luzzatti. Un momento solo. C'è Andrea questa sera, adesso non vorrei farla lunga, ma non è colpa mia, io ero preoccupato ieri non per nulla, perché Massimo mi aveva detto, Massimo è il mio contrabbassista, aveva detto che batteva in testa, io credo che scherzasse, lui voleva dire che aveva dei colpi, c'ha un'infezione con la ferita che si è fatto battendo la testa venerdì scorso contro il contrabbasso. E oggi sta a casa a riposare e speriamo che tra... Allora io questo lo dico soltanto per permettermi.